Oltre alla pasta al forno, uno dei miei piatti preferiti invernali è il risotto e oggi prepareremo un risotto con endivia e salsicce. Come prima cosa vado subito a pulire l'endivia, che non andrò a tagliare con il coltello, toglierò solamente il torsolo finale con il coltello, ma mi avvarrò dell'aiuto delle mani. Questo è un metodo che mi hanno insegnato degli amici chef, quello di tagliare la verdura, alcuni tipi di verdure, proprio con le mani, anziché con il coltello. Nella padella, olio extravergine d'oliva e cipolla. Il nostro Rick sta sbriciolando, si può usare questo termine? La salsiccia in modo che poi si cucini, appunto, si rosoli molto bene. Ho anche aggiunto un po' di rosmarino. Se vi va, aggiungete anche un po' di salvia. Facciamo rosolare bene. Andiamo a sfumare con del vino bianco. Se siete amante dei risotti come me, andate a sfogliare la nostra playlist, quella proprio dedicata ai risotti. Lì troverete varie ricette. E adesso mettiamo giù l'endivia o insalata riccia. Come la chiamate dalle vostre parti? Questa è buonissima anche con, sempre con il riso, ma come minestra, riso e endivia. O riso, endivia e patate, perché no? Aggiungo uno o due bicchieri d'acqua e poi lascio cuocere. A questo punto mettiamo giù il nostro riso. Cuociamo per 15 minuti circa, poi dipende dal tipo di riso, aggiungendo man mano del brodo vegetale. Io vario un po' nel preparare il brodo vegetale, questa volta ho messo una patata, una carota, dei pomodorini e una foglia d'alloro. La cottura è un po' lunga del risotto, però poi ne vale sicuramente la pena. E adesso a fuoco spento, anche se vedete che ancora bolle un po' tutto il nostro preparato, andiamo a mantecare con del parmigiano. Volendo potete anche aggiungere del formaggio fuso, insomma fate un po' voi secondo le vostre preferenze, o della fontina o altri tipi di formaggi. Ed eccolo qua, pronto ad andare a gustare il nostro caldo e saporito risotto con endivia o insalata riccia e salsiccia. Se ti è piaciuto questo video non ti rimane che lasciarmi un like. Se non sei ancora iscritto, beh, allora che cosa aspetti a farlo? Iscriviti, attiva la campanellina e rimarremo in stretto contatto, noi e voi, nel magico mondo dei bijou di Rick e Mary.